Ragazzi, allora parliamo, continuiamo questo percorso di scuola guida e siamo arrivati alla quarta lezione, dove oggi faremo i segnali di divieto, che per me sono una lezione un po' particolare perché è un po' articolata, ci sono molte cose da ricordare, però ripeto, la memoria fotografica è importante. Alla fine di questa lezione andremo sempre su patentati.it e andremo a fare la scheda sull'argomento. Mi raccomando, il fare 1, 2, 3, 4 errori significa che l'argomento è stato capito, 5 errori su, l'argomento non è stato capito. E quindi bisogna andare a rifare la scheda o comunque bisogna andare a rivedere l'argomento. Praticamente iniziamo con il segnale 54, che significa divieto di transito, quindi io non posso transitare, non si può transitare neanche con la bicicletta, posso transitare solo ed esclusivamente a piedi. Logicamente, se io lì non posso camminare, non posso transitare, questo deve essere messo su tutte le entrate della strada, quindi lo troverò su un'entrata e troverò anche l'entrata opposta. Andiamo avanti, il numero 55, che significa senso vietato significa che io da lì non posso entrare, però posso entrare dall'altra parte, quindi questa qui è una strada a senso unico, quindi dove sta il segnale non si può entrare, però si può uscire. Quindi cercate di avere anche un po' di immaginazione e di riuscire a capire la situazione mentre ne parlo. Okay? Quindi questo qui è senso vietato, non si può entrare, però si può uscire perché quella è una strada a senso unico. Questo è facile da capire, no? Questo è divieto di sorpasso, cioè non si può sorpassare. La domanda è: ci sono dei veicoli che si possono sorpassare con questo segnale? Sì, c'è i veicoli senza motore, che ne abbiamo parlato, i ciclomotori e i motocicli. Quindi i veicoli senza motore che sono trazione braccia, trazione animale e velocipedi. Ciclomotore, che sono i cinquantini, a 2, 3, 4 ruote, veicoli leggeri, e motocicli, veicoli a 2 ruote, superiori a 50. Una delle domande più sbagliate d'Italia era si può sorpassare un quadriciclo leggero? E la risposta era vera, mentre tutti mettevano falso. Perché? Perché il quadriciclo leggero è un ciclomotore. Ok? Andiamo avanti. Questo segnale indica che la distanza del veicolo che segue, quindi il veicolo che sta dietro, deve essere di 70 metri minimo, quindi 70, 80, 90. Quindi bisogna capire bene nelle affermazioni, troverete le parole segue, che significa che sta dietro, precede, che significa sta avanti. Se invece dovessi parlare del tratto precedente, il tratto precedente è il tratto dietro, quindi mai sbagliarsi con le parole. Il 58 indica limite massimo di velocità, quindi nelle autostrade si va a 130, quando ho questo segnale qui io devo andare massimo a 80. È normale che nel momento in cui mi trovo di fronte a un pericolo non posso raggiungere la velocità massima, ma alla velocità massima devo diminuire ancora la velocità. Il segnale 59 significa divieto di segnalazione acustica, quindi non si può usare il clacson. Non si può usare il clacson. È normale che in una situazione di pericolo immediato il clacson si deve usare anche con questo segnale. Praticamente questo segnale nei centri abitati, anche se non c'è, a valore. Questo segnale 50 km orari, anche se non c'è, a valore nei centri abitati. Di solito quando sto in aula e c'è questo segnale faccio sempre la domanda delle trombe bidonali, che si trovano spesso nelle affermazioni. Le trombe bidonali sono quei clacson che servono per riconoscere i veicoli a mezzo dei mezzi pesanti. Hanno le trombe bidonali per farsi riconoscere dietro una curva. Andiamo avanti. Il segnale 60 significa divieto di sorpasso per veicoli superiori a 3,5 tonnellate trasporto merci. Cosa significa? Significa che un veicolo che trasporta persone può sorpassare di qualsiasi tipo.
Quindi quando io ho questo segnale, un autobus di 10 tonnellate, posso passare? Sì, perché? Perché è trasporto persone, quindi qui solo, si parla solo di trasporto merci, però deve essere superiore a 3,5 tonnellate. Un fiorino, un Kangoo, un ranch, che praticamente sono veicoli trasporto merci, quindi sono autocarri, però quelli lì sono inferiori a 3,5 tonnellate, quindi anche loro possono sorpassare. Come sopra, la domanda da fare è: possiamo sorpassare qualche veicolo? Sì, possiamo sorpassare solo ed esclusivamente veicoli senza motore, rimanendo dentro la propria corsia, o posso dire rimanendo dentro la semicarreggiata. Semicarreggiata significa metà corsia, quindi posso sorpassare solo veicoli senza motore. Andiamo avanti. 61, 62 e 63, come vedete, sono dei divieti di transito, quindi non possono camminare i veicoli che sono posti come disegno, quindi trazione a braccia, scusate, trazione animale, quindi non si parla solo di cavalli, ma si parla anche di buoi e di altri animali che possono trainare. Divieto di transito per pedoni, divieto di transito per velocipedi. Quando parlo di velocipedi parlo di biciclette, di tandem e di quadricicli a pedale. Praticamente qui abbiamo divieto di transito per motocicli. Che cos'è un motociclo? È un veicolo superiore a 50 di cilindrata, perché fino a 50 è ciclomotore. La domanda è: qui un ciclomotore può andare? Certo che può andare, perché non è un motociclo. Questo è solo esclusivamente per motocicli. Un ciclomotore, 2, 3, 4 ruote può andare. Trazione a braccia. Attenzione che qui si parla solo esclusivamente di un veicolo a trazione a braccia. Per esempio, se io rimango a piedi senza benzina con un motociclo, posso spingerlo, perché non è considerato un veicolo a trazione a braccia. Numero 66 ci dice divieto di transito per tutti i veicoli. Ci sono veicoli che possono transitare? Sì, praticamente sono gli stessi che potevi sorpassare con il 56, che è questo qui. Cosa si poteva sorpassare con questo segnale? Veicoli senza motore, ciclomotori e motocicli. Cosa può transitare quando c'è questo segnale? Veicoli senza motore, ciclomotori e motocicli. Sono gli stessi. Quindi un quadriciclo leggero può transitare qui? Sì, perché è un ciclomotore. Un quadriciclo a motore può transitare qui? No, perché non è considerato ciclomotore. 67. Il 67 indica divieto di transito per gli autobus. Un autobus è un veicolo superiore a 9 posti, fino a 9 posti autovettura, da 10 in su è considerato autobus. Quindi stiamo parlando di un veicolo trasporto persone. Questo segnale qui indica divieto di transito per veicoli superiori a 3,5 tonnellate trasporto merci, solo trasporto merci. Un autobus di 10 tonnellate può passare? Sì, perché è trasporto persone. Andiamo avanti e vediamo che lo stesso segnale viene riprodotto con una scritta, quindi 6,5 tonnellate. Quindi se è senza scritta, allora stiamo parlando di un veicolo superiore a 3,5 tonnellate. Se invece ha una scritta, bisogna adeguarsi alla scritta, quindi qui fino a 6,5 tonnellate si può transitare, superiore a 6,5 tonnellate non può transitare. Questo 6,5, che può anche cambiare il numero, si può trovare anche sotto con un pannello integrativo. Ok? Cosa significa qui 3,5 tonnellate? Significa che non è il peso effettivo in quel momento, che sta viaggiando in quel momento, ma è un peso che sta scritto sulla carta di circolazione. Ok? Quindi quando la portata massima è superiore a 3,5 tonnellate, che è scritto sulla carta di circolazione, allora non può transitare. Andiamo a vedere il segnale 70. Il segnale 70 indica divieto di transito, quindi non può transitare
un autotreno e un autoarticolato, cioè complesso di veicoli. L'autotreno è una motrice con un rimorchio, l'autoarticolato è un trattore stradale con un semirimorchio. Sono tutti veicoli che qui non possono transitare. Attenzione, perché c'è l'autovettura col carrello appendice, che non è considerato rimorchio, praticamente qui può transitare. Quindi questo deve essere considerato rimorchio per non transitare. L'auto snodato, che non è complesso di veicoli, può transitare. Io molte volte quando si parla di rimorchio mi dimentico sempre di dire che i rimorchi possono essere o leggeri o superiori a 750 kg, che non sono più leggeri. Quindi fino a 750 kg sono rimorchi leggeri, superiori non sono rimorchi leggeri. E questo ha una funzione per le regole. Se io volessi far passare dei rimorchi che hanno un peso di una tonnellata, io metto un pannello integrativo qui sotto con la scritta una tonnellata e praticamente fino a una tonnellata posso trainare, superiore a una tonnellata non posso più trainare. Quindi col pannello integrativo cambia la situazione. 71 indica divieto di transito per macchine agricole o trattrici agricole, quindi sia veicoli con mani che veicoli cingolati. Quindi se io parlo di un trattore stradale, no, perché il trattore stradale può passare perché è la motrice di un autoarticolato, come vi ricordate. Il 72 indica divieto di transito per veicoli che trasportano materiali pericolosi, infiammabili, chimici, biologici o nucleari. Quindi tutto quello che può creare una difficoltà, una pericolosità, non può transitare. Il numero 73 invece indica che è vietato il trasporto di materiale infiammabile. Anche se ho un rimorchio e dietro al rimorchio c'è una tanica di benzina, non la posso trasportare. È normale che le macchine, come voi sapete, possono all'interno del serbatoio possono avere la benzina, possono avere il gasolio, possono avere il metano o il GPL. Questo qui non è inerente a quello che sta dentro il serbatoio, ma solo quello che viene trasportato. Quindi qui possono passare tutti i veicoli, sia GPL, sia metano, sia gasolio che benzina. Se trasporto un liquido di questo tipo, allora non posso transitare. Andiamo avanti con i segnali di divieto. Praticamente il numero 74 ci indica che una cisterna che trasporta un materiale che inquina l'acqua non può transitare. Quindi immaginiamo sulle Alpi un paese che viene rifornito da acqua da un fiume che scende dalla montagna. Qui se cade questa cisterna all'interno di questo fiume, il paese finisce male. Quindi se trasporta latte può transitare, se trasporta acqua può transitare, se trasporta benzina non può transitare. 75, 76, 77, 78 e 79 sono tutti segnali inerenti a altezza, larghezza, lunghezza e peso. Mentre prima parlavamo e facevamo la divisione di trasporto merci e trasporto persone, questi tipi di segnali valgono sia per il trasporto merci che per il trasporto persone. Questo qui, io vi ricordo che un conducente di autobus, un conducente di autotreno o di autocarro conosce le dimensioni del proprio veicolo, conosce il peso del proprio veicolo. Quindi tutte queste situazioni sono inerenti al proprio veicolo. Quindi qui è divieto di transito per veicoli più larghi di 2,30, più alti di 3,50, più lunghi di 10 metri. Quindi se l'affermazione dovesse dire c'è un ponte largo 2,30 è una stronzata, c'è un ponte alto 2,30 è una stronzata, perché è riferita al veicolo, non è riferita al ponte. Questo segnale qui, se noi dovessimo avere una motrice di 5 metri e mezzo e un rimorchio di 5 metri e mezzo, non può passare perché la somma fa 11 metri e qui il massimo è 10.
Questo segnale inganna perché praticamente c'è un autocarro. Voi qui non dovete pensare all'autocarro, perché se non pensate solo al trasporto merci. Questo, inerente alla lunghezza, è sia per il trasporto merci che per il trasporto persone. Divieto di transito per veicoli che pesano più di 7 tonnellate nel momento del transito. Quindi se io ho un autobus che pesa 6 tonnellate, va a caricare le persone, pesa 8 tonnellate, andare posso, a tornare no. Questo qui ti dice che se un asse pesa più di 2,5 tonnellate, il veicolo non può transitare. Che cos'è un asse? L'asse praticamente è una parte meccanica che unisce le due ruote, quindi un autoveicolo di assi ne ha due, all'asse anteriore e l'asse posteriore. Come penso che avete visto, ci sono veicoli che di assi ne possono avere 3, ne possono avere 4. Se io su un asse ho un peso maggiore di 2,5 tonnellate, allora non posso transitare. Mettiamo caso che il mio veicolo pesa 5 tonnellate, 2,5 sull'asse anteriore, quindi sulle ruote anteriori che sono due, l'asse è la parte che li unisce, e 2,5 le ruote posteriori, l'asse posteriore. Posso transitare? Sì, perché praticamente ho un asse di 2,5 e un asse, l'altro asse posteriore di 2,5. Se invece è ripartito male il peso, cioè 2 tonnellate nell'asse anteriore e 3 tonnellate nell'asse posteriore, non posso più circolare perché su un asse c'è un peso superiore di 2,5. Andiamo avanti. Il segnale 80 significa via libera, significa fine di tutte le prescrizioni. Quindi ci siamo ricordati in questo momento che comunque sia i segnali di divieto fanno parte della segnaletica di prescrizione insieme a quelli di precedenza e a quelli di obbligo. Quindi precedenza, divieto e obbligo sono sempre segnali di prescrizione. Il segnale 81 significa fine del limite massimo di velocità, quindi da qui in poi posso anche andare più veloce di 50, però è logico che anche, non bisogna superare i limiti naturali, i limiti di quella strada. Quindi se questo sta in autostrada posso arrivare fino a 130, se questo sta sulle strade extraurbane principali posso arrivare fino a 110, se questo segnale lo trovo sulle extraurbane secondarie posso arrivare fino a 90, se lo trovo sulle urbane di scorrimento posso arrivare fino a 70. Fine del divieto di sorpasso, quindi da qui in poi si possono sorpassare i veicoli. Fine del divieto di sorpasso per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate trasporto merci. Andiamo avanti, andiamo a vedere il segnale divieto di sosta, quindi qui non posso parcheggiare, però posso fare la fermata, che poi c'è una lezione apposta che spiegheremo che cos'è la sosta e la fermata. Divieto di fermata e di sosta tutte e due, quindi qui non posso fare né fermata e né sosta. Questi segnali sono un po' particolari perché c'è un discorso molto più ampio, molto più articolato. Praticamente questo nei centri abitati vale dalle 8 alle 20. Quindi significa che se io ce l'ho sotto casa, dalle 8 di sera alle 8 di mattina posso parcheggiare. Fuori dai centri abitati 24 ore. Questo qui, 24 ore sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati. Se posso sul lato destro, tutte e due valgono solo per il lato destro. Se posso sul lato sinistro, vale solo per il lato sinistro. Dopo ogni incrocio deve essere ripetuto. Dopo ogni incrocio perdono di validità. Queste sono le cose principali per questi due segnali. Il parcheggio, questo sembra un segnale molto semplice, però ho visto che all'esame vi dà molto fastidio. Perché? Perché praticamente sotto ci possono essere dei pannelli integrativi dove per esempio ci può essere la disposizione, che è per file, per spina di pesce o a pettine. Ci può essere l'orario di un parcheggio. Non ci può essere la grandezza del parcheggio. Quindi le affermazioni diranno: questo qui sotto ci può essere un pannello integrativo con la grandezza del parcheggio? No. Ci può essere quanti parcheggi possono essere liberi o quanti parcheggi ci sono? No, assolutamente no.
Quindi ci può essere solo gli orari e la disposizione. Questo è un preavviso di parcheggio, quindi vedete il gambo che indica un preavviso, 300 metri a destra. Divieto di sosta al passo carabile, quindi non si può parcheggiare all'interno del su un garage o un cancello. Parcheggio per invalidi, quindi è divieto di sosta per tutti gli altri veicoli, e se io dovessi parcheggiare qui c'è decurtazione di punti, quindi tolgono i punti. In alcuni orari è divieto di sosta, in alcuni orari è il parcheggio, quindi io basta che leggo la fascia oraria e riesco a capire se posso parcheggiare o no. Qui abbiamo un divieto di sosta dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 4, perché? Perché praticamente deve passare la macchina operatrice che pulisce le strade. Qui abbiamo una segnaletica di divieto di transito per tutti, no, non è per tutti, perché è per autotreni e autoarticolati. Quindi fotografare come vengono individuati con il codice della strada l'autotreno e l'autoarticolato e inizio a conoscere i veicoli. Quindi qui possono passare tutti tranne autotreni e autoarticolati. Qui abbiamo un divieto di sorpasso con continuazione, quindi vale sia prima che dopo la prescrizione, il divieto. Ragazzi, praticamente qui la lezione si può anche terminare, perché poi i divieti di sosta li faremo in maniera più approfondita. Arrivati a questo punto, velocemente andiamo a spiegare cosa bisogna fare. Cosa bisogna fare? Bisogna fare una cosa molto molto semplice. Allora, apriamo una finestra e possiamo scrivere come sempre patentati.it, che adesso ci abbiamo subito. Quindi andiamo su quiz patenti, quindi patente B, andiamo a vedere l'argomento che abbiamo fatto. Quindi noi abbiamo fatto quiz, facciamo quiz per argomento, l'argomento è i segnali di divieto, vedete? Quindi quiz argomenti, segnali di divieto. Segnali di divieto, e compare una scheda. Quindi noi faremo le prime 5 affermazioni, e ricordo, se nelle affermazioni il percorso è molto importante. Nel percorso fare la scheda dopo aver visto la lezione è fondamentale. Noi adesso faremo le prime 5, voi logicamente le farete tutte 40, e se fate più di 7 errori andate a rifare la scheda. È fondamentale fare la correzione degli errori e capire perché abbiamo sbagliato. Se uno fa la scheda e guarda solo quanti errori fa, non ha concluso niente. Deve vedere le motivazioni perché ha sbagliato l'affermazione e quello che non ha capito. Allora, come si fa la scheda? Già lo sappiamo. Prima si vede la verità, qua c'è la verità, quindi qui ci sono le segnaletiche che ti dicono la verità, e poi dopo andiamo a vedere se l'affermazione è vera o no. Questo è la fine del divieto di sorpasso solo per veicoli a trasporto merce, per trasporto merci superiore a 3,5 tonnellate. In presenza del segnale raffigurato, un autocarro può sorpassare un autobus? Beh, certo, perché è finito il divieto, non vedo perché non dovrebbe sorpassare. Quindi un autocarro può sorpassare un autobus, e io metto vero. Alla parte 2 c'è la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli. Quindi qui si può ricominciare a sorpassare. Il segnale raffigurato indica che è finito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza. Non è un segnale d'obbligo, non è una distanza di sicurezza. L'affermazione è totalmente sbagliata e insignificante. Quindi insignificante è falso. Limite massimo di velocità di 80 km/h. Quindi questo mi va a cambiare le regole generali delle velocità della strada. Non posso andare oltre gli 80. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che per costruzione non possono raggiungere la velocità indicata. Ma io per costruzione, se dovessi avere un veicolo che va a 60 all'ora, comunque ci può andare, perché non va sopra gli 80. Qui il problema è solo per veicoli che vanno sopra gli 80, e logicamente se un veicolo va a 200 può circolare lo stesso se mantiene questa velocità. E quindi l'affermazione, il segnale raffigurato vieta il transito, non è,
non ha una condizione per essere vera. Serafino, controlliamo meglio, il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che per... no, non vieta, anche loro possono transitare. Oh, qui, alla quarta parte, parla di un divieto di transito per veicoli che sono più larghi di 2,30. Il segnale raffigurato indica la distanza minima di sicurezza tra due autoveicoli in transito su quella strada. Questa non è una distanza di sicurezza, ma è una larghezza del veicolo, e quindi l'affermazione non è inerente al segnale e quindi è falso. Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta, ma quello indica la fine del divieto di sorpasso, quindi sta dicendo una stronzata. Andiamo a correggere tutte e cinque. Vediamo, 35 sbagliate e 5 giuste, perché le 35 non sono state fatte. Mi raccomando, fate la scheda, controllate la scheda e andate a riguardare tutti gli errori. Ci vediamo alla prossima lezione.